Mi gira il cazzo, raga, mi gira davvero il cazzo stasera, è proprio stato un martedì di merda completo. Milan pareggia, vince l'Inter, una vittoria scontata, una vittoria che, raga, non possiamo di niente, meritata. L'Inter ha asfaltato la Cremonese con merito, giocando anche abbastanza bene, erano aggressivi, erano determinati, ha lottato su ogni pallone, cosa che noi non abbiamo assolutamente fatto. Hanno voluto riscattare la sconfitta con lo Spezia, l'hanno fatto, l'hanno dimostrato sul campo, hanno risposto alle critiche. Dopo, certo, gli hanno steso un tappeto rosso questo inizio campionato all'Inter, perché ha avuto due neopromosse e lo Spezia che è una squadra di merda. Però appunto per questo che noi lo sapevamo che l'Inter oggi stasera avrebbe vinto. Noi lo sapevamo e dovevamo fare di più, dovevamo lottare su ogni pallone, portare a casa la vittoria. Stasera l'Inter non ha fatto qualcosa di diverso da noi, eh. L'Inter ha giocato col turnover, non aveva Lukaku e ha lasciato in panchina Lautaro Martinez, ha giocato con Correa e Dzeko, non ha giocato con la difesa titolare. L'hanno vinta, la Cremonese non è Sassuolo, è naturale. Però cazzo, cazzo raga, vederli avanti un punto a me fa girare davvero, davvero i coglioni. Mi brucia il culo. Mi brucia il culo anche se siamo solo all'inizio. Però è giusto così. Loro sono davanti. Arrivano al derby bene, con una vittoria. E noi arriviamo dietro a questo derby. Ma poco mi importa, perché io so che se il mio Milan sta bene, a questi gli fa il culo. Però devono giocare da Mila, giocare come sanno, solo così possiamo rompergli il culo agli sfinteristi del cazzo. Raga, se ci credete alla vittoria del derby, mettete il like e raggiungiamo un botto di like. Se non ci credete, non mettetelo il like. Sempre forza Milan.